Buongiorno amici di Daily Mood, ci troviamo all'evento dedicato a New York Film Academy e siamo in compagnia dell'attore Giorgio Pavor. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Veste di testimonial, cosa significa questo? Che esperienza hai avuto diretta appunto con la New York Film Academy? Sì, sono stato uno degli studenti per brevissimo tempo, feci un corso di 8 settimane in estate, e però è un'esperienza che porto nel cuore con grande gioia, con grande, ricordo l'entusiasmo, ricordo la vivacità con cui intrapresi questa avventura. È una scuola importantissima perché offre l'opportunità agli studenti di muovere veramente i primi passi del cinema, cioè fisicamente gli hanno rappresentato, vai e fai quello che riesci a fare da solo, senza l'aiuto di nessuno, e che è un buon viatico per imparare bene e in fretta questo mestiere, perché, come dire, in proporzioni diverse, ma ti troverai sempre la tua vita professionale cinematografica, chiaramente, ad avere a che fare con come dire, la sopravvivenza. Ecco, è una scuola che insegna la sopravvivenza filmica, quindi è un'ottima esperienza iniziale. Qual è la differenza dell'approccio al mestiere, quindi dal punto di vista made in Italy, quindi tricolore, rispetto a quello appunto delle strisce americane? Che cosa noti di diverso? Qual è l'approccio, forse un po' più pragmatico, appunto, come stavi raccontando? Sì, da un lato sì, e questo in un certo senso credo che gli studenti italiani in questo siano avvantaggiati rispetto ad altri studenti, perché, come dire, la nostra storia insegna che siamo profondamente abituati ad avere come dire, circostanze poco preparate, poco organizzate attorno a noi, quindi abbiamo, come dire, sviluppato quel corso dell'arrangiarsi. In questo senso, nel mondo del cinema è un'arte, diventa una virtù, e quindi in questo senso credo che gli studenti, faccio un appello, gli studenti italiani possono essere, come dire, partire con un proprio in alto rispetto ad altri studenti. Cogliamo l'occasione per cercare di scoprire qualche novità, quali sono i tuoi progetti, se ce ne sono, dove ti potremo vedere a breve? Guarda, a breve sto terminando una tournée teatrale con uno spettacolo che si intitola Da Shakespeare a Pirandello. Dopodiché mi piacerebbe riuscire a realizzare un altro spettacolo solo su Shakespeare, e nel frattempo sto chiaramente portando avanti 2 sceneggiature diverse che mi piacerebbe fare però da regista, e vediamo se me le fanno fare. Vorrei fare un semplice augurio personale e molto sentito al cortinametraggio, perché l'anno prossimo, nel 2017, dal 20 al 26 marzo, compie 12 anni, ma 20 anni dall'inizio in cui è nato. Io ne ho preso parte in una edizione e sono molto 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 felice di ritornarci. Quindi è un augurio che io faccio di cuore a chi si spende ogni anno per la realizzazione di questo stupendo e sentitissimo e amichevole, ma non vuol dire non professionale, festival. Un bacio a tutti. Ciao.